Un clima particolarmente mite e luoghi dal grande fascino e bellezza hanno dato il benvenuto ai circa 40 equipaggi che hanno preso parte al fine settimana dedicato ad un fortunato appuntamento di ruote nella storia in Sicilia. Organizzato dall'Automobile Club di Caltanissetta, che ha voluto denominare questa edizione sulla Via dei Castelli. A fare gli onori di casa nel centralissimo Corso Umberto di Caltanissetta, insieme al sindaco Roberto Gambino e a parte della sua giunta comunale, il presidente dell'Automobile Club di Caltanissetta, l'avvocato Carlo Alessi, che insieme alle donne e gli uomini del blasonato Alciniseno, coordinati dalla competente ed appassionata direttrice Rita Caruso, hanno allestito questo nuovo prestigioso appuntamento griffato a Cistoia, che segue di pochi giorni un'edizione da record della Coppa Nissena. Siamo con il signor sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ruote nella storia, coniuga la bellezza delle automobili e la loro storia anche con la bellezza dei territori. In questo caso la sua città è illuminata a festa. Sì, coincide con la festa del Santo Patrono. Noi tutto il mese di settembre abbiamo fatto una serie di eventi importanti che sono iniziati inizio settembre con i tre concerti del Marie Crio in Viale Regina Margherita, una nuova location che noi abbiamo voluto fortemente e c'è stato tantissimo pubblico. E adesso questa manifestazione di auto storiche per noi è sempre un punto di riferimento, perché il motorsport per noi è importantissimo, a cominciare dalla Coppa Nissena, il rally, le auto storiche, anche l'enduro, quindi noi lavoriamo parecchio con questo e la città risponde sempre e soprattutto risponde alla possibilità di ospitare persone che arrivano da fuori, che sono appassionate di questo mondo, e noi le accogliamo sempre con vero piacere. Record nei numeri e nell'impegno organizzativo, come ha sottolineato ai microfoni di AC Storico lo stesso avvocato Alessi. Ruote nella storia, non poteva mancare l'appuntamento di chiusura agonistica di una stagione che vi ha visto davvero protagonisti. Sì, Ruote nella storia è un appuntamento di AC Storico che noi curiamo ogni anno. La Via dei Castelli, noi vogliamo valorizzare la nostra provincia che si conosce poco e invece ha un grande valore storico e culturale. È di questi giorni la notizia che l'ACI ha accolto con grande favore, che si è concluso finalmente un iter che è durato quasi 5 anni e che ha portato un grande risultato. È stato emanato il regolamento attuativo che darà la possibilità a tutti gli appassionati, proprietari di auto storiche, anche di una certa importanza, che per vari motivi erano stati costretti a reimmatricolare, a poter ottenere, grazie anche ad una politica di coinvolgimento della zecca dello Stato, la targa originaria di prima immatricolazione, quindi non solo quelli radiati ma anche quelli che avevano dovuto prendere delle targhe nuove, che in questa maniera avevano visto anche decurtato in maniera anche piuttosto drastica il valore del loro veicolo. Come diceva il presidente Sticchi Damiani, è un grossissimo risultato che pone l'accento su uno che si può considerare un filone molto importante del patrimonio italiano, che è il patrimonio automobilistico, che ha adeguato la normativa italiana a quella che già avviene in tutti i paesi del mondo. Il vero e proprio museo viaggiante della carovana di Ruote nella Storia ha poi affrontato il percorso che conduce a Gela per giungere al cartodromo in contrada Zai Gela, dove si sono svolte prove experience, ovvero di avvicinamento alla disciplina della regolarità, sotto lo sguardo attento del direttore di gara Gianmarco Lumia. Molto interessante il lotto di vetture presenti, tra le quali la Austin Healey Sprite del 1930, condotta da Alfredo Ruta e Simone Palumbo. La Porsche 356 del 1961 dei Becchina, padre e figlio. La Fiat 1100 di Giuseppe ed Angela Maseracchio. La splendida Alfa Romeo Giulia Sprint SS del 63, condotta dall'equipaggio formato da Paolo e Giuseppe Aiannello. Presenti molte young timer, tra le quali la splendida BMW 840 di Pietro Stella, presidente del Circolo dell'Antico Pistone, o l'Audi TT del giovane Davide Giunta. È una macchina inglese, ce l'ho da
in circa 6 anni, e è stata restaurata di recente negli anni 90, è importata dall'America, queste macchine sono state quasi tutte recuperate in America, e si tratta di un 6 cilindri in linea, una macchina che fu concepita per fare la Le Mans, per competere con le Jaguar alle Le Mans del 1960 e via, giù di lì. Sì, la passione è l'unica cosa che riesce a spingerci a occuparci e dedicare così tanto tempo a queste autovetture che ci legano a un passato ma anche a un futuro, perché la nostra prerogativa è quella di cercare di far conoscere l'abilità di determinati ingegneri, progettisti, costruttori che negli anni sono spesi per valorizzare la nostra realtà motoristica. Questo, il nostro intento è questo, cercare di portare avanti e far avvicinare i ragazzi e i giovani a questo tipo di passione. Queste sono le macchine tipiche degli anni 60, cioè qualcuna degli anni 50, e sono delle macchine da custodire bene, ecco. 1200 kg di peso, insomma, una bella macchina, c'ha un po' di elettronica, quel poco che non guasta, diciamo, non l'elettronica c'è oggi. È una macchina, diciamo, più moderna delle altre, ma è sempre un'auto storica. Fondamentalmente ci vuole molta passione e conoscenza anche, un po' di meccanica, ecco. Poi i club, l'Automobile Club nel caso specifico, che è, diciamo così, la massima espressione, diciamo, nel territorio, anche per quanto riguarda le auto storiche. E i circoli locali, il circolo dell'Antico Pistola, di cui sono stato tra i fondatori e per 23 anni presidente, ora c'è il dottor Stella, validissimo elemento che è cresciuto con noi. Al termine delle prove, gli equipaggi hanno poi raggiunto lo storico ed affascinante comune di Butera, percorrendo la SP8, anch'essa teatro della prova Butera del secondo rally di primavera e dello slalom Gela Butera. Ad attendere gli equipaggi il sindaco della cittadina nissena Giovanni Zuccalà e i rappresentanti del locale Rotary Club, che hanno organizzato per i partecipanti un giro storico turistico del borgo cittadino, con tanto di guida e visita al castello arabo normanno, dove i presenti hanno gustato un ricco aperitivo a base di prodotti locali. Sì, buongiorno. È una bellissima giornata questa. Io ringrazio personalmente sia l'ACI Storica e anche Rotary, che patrocina insieme a noi questa iniziativa. Ed è un momento molto importante per noi, perché, come dire, è di promozione per il nostro piccolo borgo, che è un piccolo anche gioiello del territorio, perché Butera, Principato di Butera, il primo e l'ultimo Principato della Sicilia, oggi può portare alla conoscenza dei più anche il suo patrimonio storico. Saremo accompagnati da una guida turistica che ci porterà fino al castello di Butera, che ancora è conservato in buono stato una parte, che presto ristruttureremo grazie anche a degli interventi mirati. Castello che è così famoso e che insieme a quello di Falconara costituiva la roccaforte, diciamo, anche di quella che allora era uno dei principati più importanti di Butera. Il percorso sarà poi continuerà con la visita anche del nostro patrimonio, diciamo così, di chiese, dove vi sono delle opere importanti. Credo che possa essere una bellissima occasione per tutti i turisti e gli appassionati che oggi sono qui, e soprattutto per noi Butera, che è un paese molto ospitale, quindi è lieto oggi di accogliere questo evento. Ringrazio personalmente il presidente dell'ACI Storica Alessi, la direttrice, l'avvocato Caruso, e anche il Rotary nella presenza del suo presidente, il dottor Silvio Scichilone. La giornata si è poi conclusa con il classico appuntamento conviviale tra buon cibo, sorrisi ed un partecipatissimo scambio di premi e riconoscimenti per tutti i partecipanti.